efficacia e anche per il rigoroso rispetto dei tempi. Dovremo passare adesso alla seconda parte della mattinata, ovvero quella del confronto con i portatori di alcune esperienze che a vari livelli, in diverse dimensioni, possono in qualche modo essere esaminate alla luce della critica che Marina ci ha presentato. Quindi io invito tutti insieme, ecco. Allora, Davide Ondani, Andrea Bertoni, Carlo Bollaro e Alessandro Giudici. Prego. E devo dire, ma non sono qui per quello, che l'ho trovata straordinariamente interessante, ben fatta, completa, stimolante, piacevole da leggere, invitante alla lettura. Arrivato alla fine, la prima domanda che mi sono posto è, vediamo, speriamo che venga letta, perché sulla base dell'esperienza, del tutto empirica di cui sono portatore, in genere opere di questo tipo in realtà vengono lette e apprezzate soprattutto da quelli che ne hanno meno bisogno, ovvero che già ne condividono l'impostazione, i contenuti e quindi la filosofia. E quindi il primo stimolo che mi permetto di mandare avanti è che la FIBE e Confcommercio dovranno fare un'attività molto molto mirata attraverso le organizzazioni, soprattutto territoriali, perché questo lavoro esemplare venga letto, venga messo a frutto e quindi venga in qualche modo a ottenere i risultati che si prefigge, ovvero di trasformare molti cuochi, io uso questo termine, chef è un'altra cosa, molti cuochi in imprenditori. È stato detto, è stato ripetuto, lo dico per l'ultima volta per quanto mi riguarda, che è uno dei problemi seri che accentuano gli aspetti della crisi che sta attraversando anche questo settore è dovuto al fatto che troppi signori, dopo essersi accorti, dopo aver creduto di essere bravi a preparare un piatto di spaghetti, un risotto o un bollito, hanno ritenuto di poter diventare ristoratori. In realtà, appunto, per le ragioni che sono state ampiamente dette, non è più, ammesso che sia mai stato, non è più sufficiente essere bravi a cucinare per poter gestire un'azienda, perché il ristorante è e resta innanzitutto un'azienda. Sono banalità, sicuramente, per le orecchie di tutti quelli che sono in questa sala, evidentemente, se no non sarebbero qui, e sono quelli, ripeto, che hanno meno bisogno di leggere il manuale, ma non è così scontato che sia così. Ai dati della FIBE circa il saldo negativo tra aperture e chiusure posso affiancare una mia esperienza personale. Negli ultimi due anni, tra i 2.600 e 2.700 ristoranti compresi nella guida dell'Espresso che io dirigo, negli ultimi due anni io ho registrato in modo del tutto empirico
più chiusure o drastici ridimensionamenti, riposizionamenti sul mercato di locali presenti nella guida, e di conseguenza parliamo della piramide qualitativa dell'universo al quale ci riferiamo, che non in tutti i 10 anni precedenti della mia esperienza di direzione della guida. Questo va nel senso appunto che l'ufficio studi ha ampiamente rilevato e che anche Lino Stoppani ha citato. E quindi a me pare davvero interessante oggi ripercorrere con alcuni testimoni, portatori di esperienze diverse, in epoche diverse e soprattutto anche in dimensioni diverse, portatori di esperienze di estrazione diversa, casi comunque di successo, nei quali appunto io voglio ritenere, sia dal punto di vista dell'affermazione in termini di ristorazione di qualità rispetto al modello prefisso, attenzione, non ha senso, non ritengo abbia senso parlare di qualità in termini assoluti. La qualità io la misuro in relazione appunto al raggiungimento degli obiettivi che ogni imprenditore si propone. Per cui non è che è il ristoratore, tanto per capirci, che ha 3 stelle Michelin, sia un modello di qualità di per sé. Anche perché, scusate, qui lo dico e poi magari lo dico sommessamente, io sono convinto sostenitore, anche perché poi ho l'abitudine di andare a guardare i bilanci, di guardare i conti, che molto spesso quanto più alto è il livello di ambizioni e di profilo cui un ristorante tende, tanto più profondo è il rosso dei conti che questo stesso ristorante si porta dietro. Non è un caso che ormai troppo spesso ristorazione di qualità, tra virgolette, così come comunemente viene intesa, è sostenuta da attività collaterali, leggi la seconda insegna, leggi il secondo livello, se non il terzo livello, di attività che fanno magari meno poesia e meno prestigio, ma che consentono di alimentare i conti di chi gestisce il tutto. Ecco, i signori che sono qui sul palco sono portatori di diverse esperienze in questo senso. Comincio dalla mia sinistra, c'è Carlo Dallava, che è direi il più atipico in questo contesto, perché lui è un produttore, nasce come produttore di prodotti d'eccellenza, i prosciutti DOC su a San Daniele del Friuli, prodotti di eccellenza indiscussa sul mercato, di grande capacità di penetrazione in segmenti alti del mercato, che ha poi messo a punto una serie di punti di vendita fondati sul suo prodotto, ma evidentemente non monoprodotto, ovvero di ristorazione veloce, di ristorazione comunque fondata sulla qualità dei prodotti. Poi c'è Andrea Berton, che è proprio il classico esempio del cuoco che attraverso l'esperienza è arrivato a diventare anche imprenditore, senza dimenticare di essere e di fare il cuoco, ovvero lui ha percorso il cursus honorum classico del cuoco, ha lavorato per molti anni, ha gestito la cucina di Gualtiero Marchesi, tanto per citare l'ultimo passaggio prima di diventare poi in una certa misura imprenditore di se stesso. Da Gualtiero Marchesi è passato a Milano, ancora sotto un marchio che è quello di Trossardi, ha interrotto questa esperienza ed è diventato ad un certo punto, in questo momento parlo di oltre un anno fa, imprenditore di se stesso. Perché è interessante, poi ce lo faremo raccontare da lui, perché è diventato imprenditore di se stesso, ma non esclusivamente con le proprie forze, perché l'ordine di grandezza e la tipologia delle attività nelle quali si è inoltrato richiedono apporti sostanziosi e sostanziali per consentire di fare il passo.
Diversa in questo senso è l'esperienza di Davide Odani, che anche lui è formato con una serie di tappe, io come nel caso di Berton non le cito tutte, io ho detto l'ultima in cui già era gestore di una cucina, ovvero chef da quartiere Marchesi, ma ha avuto tutta una serie di passaggi anche internazionali, importantissimi, fondamentali per la sua formazione, idem per Davide Odani, che però quando ha incominciato ha fatto il suo piccolo ristorante, orgogliosamente definendolo e costruendolo piccolo e volendolo mantenere, tra virgolette, piccolo, tanto che questa dimensione iperridotta e di conseguenza le difficoltà create e magari anche enfatizzate nella ricerca del tavolo e del posto è diventato proprio, se volete, un po' uno degli elementi che hanno contribuito senz'altro al successo. Incidentalmente cucina anche bene, ma questo sa passare a dire, ecco. L'ultimo alla mia destra è portatore di tutt'altra esperienza, secondo me interessantissimo sarà sentire poi quello che ci dirà, perché Alessandro Giudici è responsabile di Food and Beverage Europa, niente meno, che di Autogrill. Quindi potete immaginare che cosa vuol dire, su che ordini di problemi, su che ordini di dimensione dei problemi, a tutti i livelli, ribadisco, a tutti i livelli, dalla gestione del personale, agli approvvigionamenti, agli acquisti, alla promozione, vuol dire lavorare in questa dimensione. Ecco. Se voi siete d'accordo, incomincerei proprio seguendo quest'ordine, che è solo così, geografico se volete. Carlo, in che momento e perché e soprattutto con quali supporti, con quali convinzioni tue e con quali supporti esterni avete deciso a casa di passare da produttori semplicemente a erogatori di servizi e quindi di fare un altro mestiere oltre al vostro originario?